Cine Giornale delle Stelle, Hollywood 1930, i Warner Brothers Studios. Qui, nel nuovo reparto di animazione, i disegnatori si affannano senza posa per inventare delle stelle del cartone animato e finalmente creano tre nuovi personaggi, i fratelli Warner e la sorellina Dot. Ciao, infermiera! Fortunatamente, i giovani Warner sono assolutamente incontrollabili. Boingy, 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 boingy. I tre portano lo scompiglio negli studios, comportandosi come pazzi furiosi fino alla loro cattura. I film del trio Warner, che non avevano assolutamente alcun senso, vengono riposti nella cassaforte degli studios per non uscirne mai più. Quanto ai tre fratelli Warner, finiscono rinchiusi nel serbatoio idrico, luogo dal quale non vedranno più luce. Ufficialmente, gli studios hanno sempre negato di sapere dell'esistenza dei Warner Brothers fino ad oggi, giorno della loro evasione. Noi siamo gli Animaniacs, tre bimboni a tutto gas. Concedetevi un relax, toglierci sarà. Noi Animaniacs, siamo i due fratelli Warner. E la sorellina Dot. Si le combiniamo un sacco degli studi Warner Bros. Ci tengono in prigione nella torre di lassù. Ma noi ci ribelliamo in barba tutti i Belzebù. Siamo gli Animaniacs. Dot e dolce iate un gran bla bla. Quattro maggio a volontà, mentre Clinton suona il sax. Siamo gli Animaniacs. C'è un mignolo col pro che vuol dominare il mondo. Il dei picciotti e peste che li picchia in un secondo. Bottone cerca Mindy mentre Rita canta un blues. Che banda gli animali, sa che li amerai anche tu. Siamo gli Animaniacs. Siamo matti da lega. Birboni e tutto gas, facciamo scherzi a molte star. Siamo gli animali, loro sono geniali, gli Animaniacs. Eccoci qua.